Buongiorno, mi sto vedendo il vlog di Benny, che adesso metto in pausa perché non sapevo che stesse facendo Vlogmas. Io ero a Milano ed ero fuori dal mondo, quindi adesso me li recupero. E lei si chiama Beth May. Comunque, ho bruciato una fetta di pane perché l'ho fatta in padella che ci si è rotto il tostapane. Quindi adesso devo graffiare via tutta questa parte con un coltello. Poi mi sto facendo il tè. Belle e niente, quindi così piano piano levo tutta questa parte bruciacchiata. Questa è la mia dispensa. Sia questa ancora la fluff marshmallow, però anche col miele, buonissimo. Nutella oggi non mi va. Questa purtroppo è finita, cioè l'ho tenuta giusta per la scatola. Si trova da Lidl ed è una crema che sa di Raffaello, ed è buonissima. Quindi sono molto indecisa. Ho anche il cocco ancora, senza scaglie, però questo è buono con la Nutella, no, col miele, non lo so, sicuro una la faccio con miele, alla fine ci uso la Nutella, adesso faccio questo, che è di questa marca qui, che me l'aveva inviato tempo fa, ed è un po' di detox, ma io non lo uso ogni giorno, cioè lo uso quando mi va perché mi piace tanto il sapore, e contiene questo. Gli ingredienti qua ed è fantastico, è che non avevo mai avuto un tè sfuso e vi arriva anche con l'infusore, insomma. Mentre metto a posto la stanza, mi sto vedendo, più che altro sentendo, questo video di Tania e Zoella e è l'amore, cioè veramente mi fanno troppo ridere, io le amo troppissimo. E comunque, come vedete, ho tantissimi cosi da mettere a posto, quindi vado e devo mettere a posto anche tutto quanto il resto della stanza. Ah, poi oggi niente albero in casa mia, dopo vi spiegherò. E quindi devo trovare un posto a quel filo e penso che lo arrotolerò intorno alla mia lampada gigante. Che poi è carinissimo questo coso, perché in mezzo così, tra il rosso e il verde, ha queste pigne tutte brillantinate oro e dentro rosse, metallizzate, cioè sono proprio belle, che poi sono pure belle pesanti, infatti non è stato semplicissimo metterlo, però mi piace un sacco. Poi aspetto, accendo anche le luci. Ok. Hola, ecco perché non mi ero fatta vedere, perché sono ancora struccata, devo ancora andare in doccia. Però sono stata ritardata da una cosa, perché sto cercando una cosa che ho perso e cercandola, finendo di mettere a posto e tutto quanto, sono uscite delle cose che io mi ero completamente dimenticata. Cioè, ragazzi, veramente non ci posso credere di essermi dimenticata queste cose. C'è un cassetto in particolare di Alex, dove io tengo tutte le cose che compro sulle quali dico oddio, questa la metto da parte e non la uso perché voglio farci un first impressions o altre cose. Poi che succede? Magari vedo che un video come il first impressions da un giorno all'altro molte persone hanno cominciato a farlo e a me passa la voglia perché a me non mi scoccia di fare le cose che fanno tutti. Quindi la roba si è accumulata e io non l'ho mai usata, cioè non è che dici vabbè, ho cominciato a usarla, cioè sta ancora qui. Ad esempio la linea beauty di H&M che avevo preso cioè sta ancora intatta qui, un rossetto e una tinta labbra sono qui. Poi che altro ci sta? Della roba di Pupa che avevo preso tipo quest'estate all'outlet con Deborah, era estate, cioè ci rendiamo conto. Poi che altro ci sta? Poi ci sono queste cose della marca W7 che è questa qui, cioè io veramente sono una criminale. Come faccio a scordarmi tutte queste cose? Quindi adesso le tiro fuori e non lo so, a un certo punto arrivo sempre a questo punto. Magari smetto di fare una tipologia di video perché la vedo fare da chiunque e dico Madonna, poi pure io propongo le stesse cose, la gente si scoccia e smetto di farle. Poi però mi mancano, come i preferiti che alla fine ero tornata a farle, anche se ormai ho deciso come fare i preferiti sul canale principale, non vedo l'ora di cominciare a farli come voglio io. E poi mi manca fare i makeup per first impression. E siccome ieri, vabbè, tra i pacchi che stavo aprendo c'era un pacco di maquigliaia
che sono le cose che mi ero comprata al Black Friday, mi sono arrivati dei correttori che voglio provare. Alla fine ho un po' di tutto adesso, ho una cosa labbra, ombretto e questo pigmento di pupa è molto simile all'ombretto, quindi ce lo potrei mettere sopra. Ho il correttore, questa è una palettina, anche se secondo me sta roba della W7 non è che sia così scrivente. Comunque ho una palettina, questo mi pare che sia un coso per le sopracciglia, quindi alla fine un look totale ci può uscire ed è praticamente tutto di first impressions, quindi penso proprio che lo farò. E un'altra cosa che mi frena dal fare i video è che non ho lo sfondo adatto. Ci tengo tanto a fare le cose non dico bene bene perché non è che sono una professionista, però dico al massimo delle mie potenzialità, cioè dare il massimo con i mezzi che io ho. E devo assolutamente trovare una bella giornata e una mattina in cui non vado all'università, perché a me piace girarli la mattina i make up for first impressions, non la sera o comunque pomeriggio alle 3, che qua ormai già è sera. Questo è un po' il brutto dell'inverno, insomma. L'unica cosa che adoro è il Natale, che per me dura fino a fine gennaio. Per me novembre, dicembre e gennaio sono, cioè, è già Natale tutti i mesi. Però per il resto l'inverno è davvero triste. A Roma la gente ne mette pochissime. Io quando ero piccola mi ricordo tanti, tanti balconi addobbati, pieni di luci. Quando giravi per le strade vedevi tutte le luci di tutte le persone che avevano messo. Invece adesso sono proprio poche, poche, molte di meno. Vabbè, raga, io sono mitica, cioè, non avevo idea di come ci fosse questo qui, che è il chocochai preso alla fiera. Ve lo faccio vedere sicuramente meglio nel video di Milano. E non si fa con un tè normale. Cioè, devo mettere 2 cucchiaini di questo in 1 litro a 100 gradi. Io ho fatto un pentolino, ho fatto questo qui, che sembra anche più grande della videocamera, quindi metterò un cucchiaino e poi cuocere a fuoco lento per 10-15 minuti, poi filtrare e gustare. In tutto ciò mi sono fatta la doccia, ma devo ancora asciugare i capelli. Sabato penso che andrò dal parrucchiere. Molte di voi ultimamente mi chiedevano dei capelli e ho finalmente preso una decisione, credo. Quindi sabato mi porterò con me. Ok, l'acqua bolle, l'ho travasato da lì a qui, così penso sia 1 litro. Quindi l'abbasso. Adesso devo girare e aspettare 10 minuti così. Ok, l'ho fatto, ci ho anche aggiunto un po' di latte. Adesso prendo questo, che ve lo feci vedere in un vecchio video, è tutto in silicone, un po' già, come si dice, un sottobicchiere, ecco. E ci metto la tazza, che poi è super natalizia, that is so cute. E questo è quello che è venuto fuori. Ovviamente ce n'è molto di più di là, perché è 1 litro. E ci ho aggiunto un po' di miele, un po' di latte. E tempo che un po' si raffredda e vediamo com'è, vi faccio sapere. Ok, it's time. Assaggiamo. No, in realtà è buono, però, cioè, l'ho fatto spesso il chai anche da sola e il sapore è lo stesso. Volevo sentire di più il cioccolato. L'unico tè che ho sentito davvero il cioccolato è quello della Lipton, comunque quella collezione, quel cofanetto, quello pera e cioccolato. E si sente tantissimo sia la pera che il cioccolato, infatti lo voglio acquistare. Quindi questo è stato un po' una mezza fregatura, anche perché quel cosino lì ha pagato 4 euro. Vabbè, meno male che mi sono fatta una fetta biscottata che Nutella, così o sento il cioccolato. Rieccomi, allora, ora sono finalmente libera e sto facendo del DIY. Chi si ricorda questi pennarelli metallici di Tiger? Poi ho questa, ho del nastro biadesivo, ho questo con tutti i fogli verdi, rossi, quindi natalizi, con questa carta, insomma,
Sto facendo una cosa che però non posso farvi vedere perché riguarda una persona che probabilmente potrebbe vedere questi video e quindi mi sto dando, diciamo, al bricolage. Comunque sì, adesso finisco di fare questo, anzi inizio perché devo iniziarlo a fare questa cosa che sto facendo e dopodiché vado a cena perché sono già le 9. Questo vlog lo vedrete, spero, comunque domani che è 9 dicembre, però sul più tardi, perché la mattina invece esce il mio video Ask, quindi se ancora non l'avete visto, probabilmente è uscito sul canale principale, che poi sul gruppo di Facebook, perché non vi dimenticate che c'è un gruppo di Facebook con le ragazze che ormai, insomma, cioè, praticamente le conosco. Ho scritto una cosa e tutti hanno mandato sotto la foto dell'albero di Natale che hanno fatto, ed è una cosa bellissima perché mi piace vedere gli alberi di Natale delle persone, mi piace tantissimo, tantissimo, tantissimo. Non sono una fan del presepe, ma amo l'albero, infatti niente albero di Natale in casa mia, è vero, però lo faremo nei prossimi giorni. Oggi non c'è stato proprio il tempo, né per me né per i nonni, e quindi ci vediamo nei prossimi giorni e niente, buonanotte.